noi oggi abbiamo voluto invitarvi a questa conferenza stampa perché parte un'iniziativa che è legata, come dire, a un patrimonio culturale e storico della città come il Coro del Bel, che però, come dire, in questo nuovo accordo che adesso presenteranno i nostri ospiti, che poi lascio presentare a Laura e il sindaco, in realtà presentiamo come questo accordo, come dire, cambia anche un pochino quasi la natura, diciamo, del coro, perché diventa, come dire, parte di un patrimonio ulteriormente, come dire, al servizio della città, in particolar modo anche delle scuole, no? Questa è la volontà da essere un'eccellenza culturale, come è diventata in questi anni per la città, diventa ancora di più un patrimonio della città al servizio della comunità. E io per questo prima passerei la parola al sindaco e poi all'assessore Succi e poi ai nostri ospiti. Benissimo, grazie. Allora, sarò tendenzialmente rapidissimo, così recuperiamo qualcuno dei minuti di ritardo con la quale iniziamo questa conferenza stampa. Beh, allora, siamo qui perché quello che presentiamo oggi è, come dire, un altro tassello delle prospettive di collaborazione con la città, con le entità vive della città, che sta dentro il nostro programma amministrativo elettorale, quello che i cittadini hanno scelto e ci hanno chiesto di realizzare. Con le tante esperienze vive della città, noi collaboriamo in che modo? Nel accompagnare quelle che nascono e crescono e nel valorizzare quelle che già hanno raggiunto un livello di eccellenza. Ecco, l'accordo della quale parleremo oggi rientra in questa seconda categoria, insomma, nel senso che il Coro Ebel, come tutti ben sapete e come una parte non trascurabile di cittadini sarondesi hanno già avuto modo di sperimentare direttamente ascoltandoli nelle tante proposte fatte in questi anni, ben sanno, è una delle eccellenze della città di Saronno, insomma, in campo musicale ma anche in campo di, come dire, proposte fatte ai ragazzi delle nostre scuole, proposte di alto livello, proposte di crescita umana, di crescita culturale, di crescita aggregativa. Ci sono tanti elementi positivi che il coro Ebel ha in se stesso nelle proposte che fa, che sono, come dire, altrettanto condivisi dalla nostra amministrazione, dal nostro programma amministrativo. Per questo abbiamo deciso di fare un passo in più, cioè di formalizzare un accordo tra l'amministrazione comunale e il Coro Ebel che ci permetta nei prossimi anni di migliorare, estendere ulteriormente, far crescere, come ci auguriamo, sia tutto quello che il Coro Ebel fa per la città di Saronno, sia la possibilità per i saronnesi di fruire sempre di più e sempre meglio delle bellezze che il Coro Ebel propone. Io mi fermo qui e lascio la parola all'assessore Succi. Grazie, io ovviamente il sindaco ha espresso già il senso di questa operazione. Posso aggiungere l'apprezzamento per questa realtà nostra, che ha nel suo nome una caratteristica che lo rispecchia profondamente, perché è un coro che fa della lievità, della leggerezza, dell'eleganza, vorrei anche dire, della sensibilità, la sua cifra particolare, che non significa debolezza, fragilità, è tutt'altro, perché è un coro sostenuto, un coro che ha una personalità molto forte, ma è veramente rispecchia l'impatto che la musica ha sempre nelle nostre anime e nei nostri cuori. Un aspetto che voglio sottolineare è legato a questa caratteristica la presenza femminile del coro, e quindi una realtà in cui appunto la sensibilità femminile può esprimere tutte le sue potenzialità. Ci piace l'idea di collegare quindi il nome del Coro Ebel alla città di Saronno e soprattutto l'intenzione che hanno espresso il maestro Cadario e anche la presidente Chiara D'Agostino di ancora di più estendere la possibilità di partecipare a questa realtà importante ai più piccoli, e quindi anche ai ragazzini, agli alunni delle scuole dell'obbligo, proprio a formare un vivaio che possa poi arricchire il coro vero e proprio. Voi sapete che c'è il coro
della scuola, del liceo classico, e poi c'è il coro da camera che raccoglie le eccellenze di questa realtà. Credo che possano comunque a maggior titolo parlarvene i nostri ospiti, e quindi il maestro Cadario e Chiara D'Agostino. Buongiorno, intanto io ringrazio il sindaco e l'assessore e l'amministrazione per questo dialogo importante. È la prima volta in 10 anni, questo è il 10° anno della nascita dell'associazione, che abbiamo la possibilità di fare di aprire un tavolo di questo tipo, e credo che sia veramente molto importante per tutti, proprio perché, come è stato detto, questo è un progetto della comunità e per la comunità. Questo, ricordo, è un progetto che nacque 15 anni fa dall'allora preside professor Fantoni, che volle fortemente, come strumento didattico, dar voce a un coro all'interno del liceo Legnani, che raccogliesse proprio gli studenti un po' di tutte, del linguistico, del classico, del socio-psicopedagogico, e da allora questo progetto è stato un po' un progetto anche di traino per altri progetti simili sul territorio, ma la caratteristica è stata quella sempre di essere fortemente radicata con le realtà del territorio, per cui sicuramente con tutta l'attività legata alla parrocchia e quindi ai concerti che poi di anno in anno abbiamo svolto. E dopo circa 5 anni, quindi concluso un ciclo, si era creato un gruppo di famiglie e di ragazze così solido che hanno dato vita appunto all'associazione corale Ebel, che di recente è divenuta APS, quindi attualmente è APS promozione sociale. E da questo progetto in 10 anni il coro chiaramente ha fatto diversi concorsi, si è evoluto molto, fino ad arrivare appunto allo scorso anno con la denominazione APS a gestire proprio in prima linea i progetti scolastici nei licei. Quindi attualmente il coro, l'associazione gestisce il progetto nel liceo Legnani di Saronno, che è il vivaio principale, e anche il progetto che è aperto al liceo Cairoli a Varese, che quello è un progetto storico, e al liceo Ferraris, che sono attualmente questi tre progetti di vivaio. Quello di cui parlava l'assessore Succi è una cosa che era già in origine 15 anni fa, come utopia quasi, come idea, cioè quella di creare un sistema che è un sistema che nei paesi musicalmente civili è un sistema che avviene da tantissimo tempo, ed è un sistema normale, cioè quello di avviare fin dai più piccoli il canto, la pratica corale, come un elemento normale, fondamentale, e poi grazie al lavoro di sistema, quindi il fatto che ci siano molte scuole sul territorio che lavorano insieme, si possa poi a piramide costruire dei gruppi di eccellenza fatti da ragazzi normali, che sono i nostri ragazzi, i figli delle famiglie saronnesi delle zone insomma limitrofe. Quindi non si tratta di fare un conservatorio o una scuola d'eccellenza, ma qua mi correggo, perché in realtà anche partendo dalla semplicità di fare questa cosa come formazione e non come lavoro, si possono ottenere risultati di eccellenza. Di eccellenza che, come sapete, non si rivolgono solo al discorso musicale, ma si rivolgono a più ampio raggio alla formazione della persona, perché questa, la pratica corale, è una pratica di cui già Platone parlava come pratica fondamentale della democrazia, volta all'ascolto, volta al lavoro di insieme. Quindi noi siamo felicissimi che questo progetto a tutto tondo, quindi non solo la parte concertistica legata al coro da camera Ebel, che come sapete questi anni ha fatto diverse produzioni anche in televisive, ha avuto modo anche di portare il nome della città di Saronno a livello nazionale. Noi siamo contentissimi di questo, perché la città ci ha sempre accolto con grande affetto. Ma anche sul discorso didattico, per strutturare questo sempre di più. Quindi io dal mio punto di vista artistico le ragazze con una dirigenza, cioè noi abbiamo una dirigenza, il consiglio è tutto formato da ragazze giovani, cioè quindi una presidente giovane, donna. Vogliamo, questo per noi è fondamentale, questo passaggio, perché deve essere un progetto della città, e quindi deve essere anche la governance fortemente. Io sono direttore artistico, ma sono a parte del progetto, la sostanza la vogliamo proprio radicare qui sul territorio.
Quindi io non mi dilungo, poi se ci sono domande specifiche passo la parola a Chiara D'Agostini, che è il nostro presidente da 3 anni e che ci può dire anche qualcosa, e poi siamo a disposizione. Buongiorno, buongiorno a tutti, intanto grazie per averci aspettato, e mi aggiungo anche nei ringraziamenti al sindaco e all'assessore. È stato detto praticamente quasi tutto, quindi aggiungo soltanto 2 cose. Uno relativo alla presidenza, perché finalmente appunto da qualche anno siamo riusciti ad essere un coro femminile al 100%, e fino a prima avevamo un genitore che si occupava di essere presidente dell'associazione, e poi in realtà ci siamo prese questo impegno, io in prima persona, perché comunque essere presidente di un'associazione ai suoi impegni e serve del tempo da dedicare. E poi è bello vedere come l'empowerment sia diventato un elemento centrale e si possa vedere come si evolva la musica dall'età piccola fino a diventare poi adulti e portarlo nella vita, perché tante ragazze rispetto al coro che eravamo nel 2011 quando abbiamo iniziato hanno lasciato, ora sono mamme, hanno delle famiglie, si sono sposate, però il coro Eber c'è sempre, vengono ad ascoltarci ai concerti, tornano nelle riunioni, quando abbiamo necessità c'è sempre la possibilità di chiedere aiuto alle altre coriste, quindi il coro Eber resta sempre. Vorrei aggiungere, se posso, una considerazione, che al di là degli aspetti educativi che sono stati sottolineati sia dal sindaco che poi anche dai nostri ospiti, dal maestro Casario in particolare, la conoscenza del linguaggio musicale va nella direzione, una delle direzioni che ritengo fondamentali per il lavoro dell'assessorato, che è quello della competenza linguistica, che si riferisce sì alla letteratura ma anche all'arte, e quindi a comprendere un'opera d'arte, si può riferire al cinema, quindi al linguaggio con cui è scritto un film, e in questo caso anche al linguaggio musicale. In altri paesi che non sono come l'Italia culla del bel canto, della bella musica, è normale che nelle scuole, ma anche nella città, se capita, qualcuno prende in mano uno spartito e lo sappia leggere. Ecco, in Italia questo non avviene, cantiamo magari ad orecchio anche bene, però la conoscenza della struttura della musica, del linguaggio musicale, non sempre, e nella scuola anche, è abbastanza marginale. Quindi questo è anche uno degli obiettivi che ci uniscono, la competenza proprio sulla struttura, sul linguaggio musicale. Tutti i bambini dovrebbero essere capaci di leggere le note. Quello che dice l'assessore è che in sostanza la musica nella scuola è presente solamente nei licei musicali, parlo delle scuole superiori. A livello primario sono comunque esperienze lasciate a... Esatto, lasciate proprio un po' anche all'iniziativa personale, cioè non c'è una volontà strutturale di inserire questa materia, per cui ci ritroviamo ad essere in sostanza analfabeti. Cioè c'è una grande attenzione sul professionale, abbiamo il paese con più numero di conservatori in Europa, 54 ne abbiamo, tra le più importanti accademie internazionali, tra cui l'Accademia Chigiana, l'Accademia di Imola, quindi sul versante professionale siamo veramente al top. Sul versante invece, che è quello più importante se volete, di diffusione della cultura musicale, le due colonne portanti sono ancora in Italia, e grazie al cielo che ci sono, le associazioni corali che si associano a livello nazionale nella Feniarco e le associazioni bandistiche che si associano a livello nazionale con l'Ambima. Quindi questo il punto che ha toccato l'assessore, io direi che è centrale, cruciale, ma proprio a livello nazionale, ecco. Questo può essere un bel esempio, io spero che possa essere un esempio virtuoso. A voi, domande. Volevo chiedere in concreto questo vostro dialogo cosa comporta. La convenzione prevede che il coro Ebel diventi a tutti gli effetti coro Ebel Città di Saronno, e quindi credo sia un vanto per ambedue, posso permettermi. E porterà il nome della città di Saronno ovunque il coro possa esibirsi. Mi auguro che in un futuro abbastanza vicino, sicuramente dopo la fine dell'emergenza pandemica, si possa trovare anche una sede per il coro Ebel, in modo che possano a tutti gli effetti lavorare in città.
e verrà riconosciuto un contributo all'associazione per le attività che svolge nella città. Io aggiungo che noi auspichiamo, siccome ovviamente questi progetti realizzati nelle scuole prevedono degli esperti esterni molto qualificati e quindi con dei relativi costi importanti, rispetto magari a quello che uno potrebbe voler investire per un progetto di questo tipo, allora anche l'idea è quella di recuperare anche delle risorse e comunque metterci in rete e attivare questa sensibilità per poter far partire anche altri cori cittadini legati alle scuole, in cui noi sicuramente possiamo metterci una parte di soprattutto quella più importante, quella legata alla didattica, con i nostri esperti super qualificati e con un programma progetto orale che hai già rodato in diversi anni. E si tratta di magari aiutare le scuole a partire cofinanziando magari il progetto nei primi anni, insomma cercando comunque di dare di accendere questa scintilla che quella famosa accesa 15 anni fa ha portato a tutto questo. Quindi immaginiamo che cosa potrebbe essere portare avanti 2, 3, 4 cori cittadini che sono collegati in questo sistema. Vuol dire che oltre al coro da camera ci potrà essere un coro di voci bianche cittadino, ci potrà essere un coro misto di adulti una volta questi cresciuti. Insomma, questo al di là di Alessandro Cadario, al di là di Chiara D'Agostini, al di là di questa amministrazione, nel giro di 20-30 anni può rimanere un modello veramente a livello nazionale, un unico. E noi è quello a cui aspiriamo. Sì, tenuto conto anche che Saronno è una città legata strettissimamente alla musica, con la figura di Giuditta Pasta, ovviamente con il concerto degli angeli, musicanti, con strumenti anche inesistenti addirittura, e quindi rientra proprio nello spirito della città. Una città così deve conoscere la musica, deve esprimerla e deve poterla godere a tutti gli effetti. Non avrei capito, ma adesso state già avviando un percorso con le scuole, è un'ipotesi? Cioè, allora, attualmente... Concretamente, cosa fate? Dunque, diciamo che all'interno di questo cappello abbiamo raccolto delle esperienze che già sono partite tantissimo tempo fa. La prima nacque esattamente quasi 20 anni fa, che è quella del liceo Cairoli, che fu una mia iniziativa. Poi da lì il preside Fantoni fece, insomma, diciamo che adesso all'interno di questo cappello esistono già il coro da camera in sostanza e i 3 cori dei licei, per cui noi faremo già un'attività, facciamo già questa attività nelle scuole. Il discorso è di implementarla, di avere più scuole e soprattutto partendo dalla città di Saronno, quindi lavorando anche sul discorso delle scuole primarie. Un esempio, e questo è un dato penso fondamentale, noi presenteremo concretamente questo progetto, quello che è stato già fatto, sabato 18, per il tradizionale concerto natalizio che facciamo alla prepositurale, e al quale parteciperà il coro da camera e anche i 3 cori scolastici coinvolti in questo sistema che ha il nome Coralmente. Diciamo, questa parte didattica dell'associazione Corale Ebel si chiama Coralmente. Sui progetti del prossimo anno sicuramente ci saranno dei concerti del coro da camera, stiamo lavorando anche sulla possibilità di fare un corso di formazione per giovani direttori, questo anche in un'altra ottica di creazione di posti di lavoro, nel senso che se i cori diventano molti noi andiamo a formare giovani direttori che possono poi andare a lavorare nelle scuole. Quindi diciamo che intorno a questo sistema si può creare un circolo virtuoso, io credo molto interessante. Ma nelle scuole avete, c'è già l'idea di fare dei progetti? Cioè nelle scuole di Saronno, avete questo progetto qua che mi dicevate prima, cioè lo state già sviluppando, sarà sviluppato l'anno prossimo? Diciamo che adesso si tratterà di parlare con i dirigenti, con i singoli dirigenti, per capire quelli che sono più predisposti e portare avanti il discorso insomma in questo modo. Per ora abbiamo dato una forma e un'ufficialità che mi sembra da poco, perché in 10 anni non è mai stato fatto, quindi veramente un grande merito ad aver ascoltato questo progetto e averlo voluto ufficializzare.
abbiamo dato una forma a tutto ciò che già è stato esistente mettendolo sotto un unico cappello. Adesso si tratta di svilupparlo, quindi sicuramente cercheremo avanti, prossimamente, certo, di mettere al tavolo tutti i dirigenti o comunque i dirigenti che vorranno del Saronnese per cercare di coinvolgerli poi attivamente in questo progetto e quindi da tre cori che diventano scolastici, che possano diventare 4, 5 e da qui in avanti. Quanti sono i coristi? Allora, del coro da camera sono una trentina di coriste e del sistema coralmente parliamo, negli anni abbiamo avuto oltre 200 coristi all'anno, quindi adesso poi chiaramente ogni anno sono diversi. Coristi, sì. Sia. Sì, maschi che femmine. Allora, storicamente. È delle femminili. È nato. Allora, come? Sì, esatto. Adesso faccio questa specifica. Sì. La ragione per cui il coro da camera Ebel è un coro femminile è perché l'utenza del liceo Legnani è all'80% femminile. Adesso dico delle percentuali così istintive, non le so dire quella precisa, ecco. Quello che le posso dire è che principalmente, essendo la percentuale di ragazze così alta, negli anni è nato così e quindi è rimasto così, perché una volta ha portato certo repertorio, mentre nelle altre scuole dove l'utenza è un pochino più bilanciata siamo a un coro misto, quindi comunque i maschi sono sempre un pochino meno presenti, ma questo è nella natura un po' del progetto, che a onde ha più appeal diciamo con le ragazze. Queste lezioni di musica che vengono già svolte a Legnani, il Cairoli, sì, eccetera eccetera, vengono svolte al di fuori dell'orario scolastico? Sì, cioè, sono all'interno dell'offerta formativa, quindi valgono anche, come in alcuni casi anche il fatto dell'associazione permette anche il fatto di fare valere dell'alternanza scuola-lavoro. A volte vale anche come... Sì, può anche valere in alcune scuole, sì, poi dopo questo, perché ci deve essere un'associazione esterna, quindi in questo caso da quando Ebel ha preso la gestione, sì, però valgono comunque come credito scolastico e valgono comunque come parte integrante del percorso, però chiaramente non possono essere fatte al mattino e sono gruppi interclasse, quindi ci sono ragazzi di prima, di seconda, di terza, di quarta, di quinta e di tutte le sezioni, quindi è un gruppo non di classe, ma è un gruppo della scuola, rappresenta tutta la scuola. Ok, quindi l'idea è di creare altri cori e poi di fare i più bravi vanno nel... Sì, in sostanza questo è un po' un modello che si ispira al sistema, per esempio, di José Antonio Abreu, che è questo sistema che in Venezuela ha dato dei frutti pazzeschi. È chiaro che più si va su alti sui numeri e più si parte prima, cioè il centro, che diceva l'assessore, è questo, perché immaginate di avere ragazzi che partono da, fanno un percorso con dei docenti specifici alle elementari, un percorso alle medie, poi qualunque liceo poi facciano a Saronno si ritrovano il percorso, chi vuole fare arriva a 20 anni, dicevo ieri sera alle prove, per formare un corista che abbia un'intelligenza, un'attenzione, una competenza, ci vogliono tanti anni, ma quando è formato è una preziosità unica. Ecco, non è che si tratta di trovarsi per divertirsi, cioè sì, ci divertiamo anche, ma è un senso più profondo che ha bisogno di tanti anni. Divertendo, cioè imparando. Sì, sì. Quindi voi vi riferite agli studenti di scuola superiore o agli studenti inferiore? Attualmente stiamo lavorando con gli studenti di scuola superiore, perché abbiamo messo in rete quello che già era in essere. Quello che vogliamo fare è allargare e partire dalle medie e dalle elementari, quindi per dare più prospettiva. Chiaramente, come per avere l'associazione, abbiamo dovuto aspettare 5 anni perché il primo ciclo di coristi si maturasse e si consolidasse, quindi le coriste, le famiglie fossero unite e volessero dar vita a un'associazione, così dovremmo, se seminiamo oggi, e fra 5 anni avremo magari un coro di voci bianche cittadino, è quello che vorremmo, no? Chiaramente con questa attenzione, con una didattica specifica per i bambini, con dei docenti che saranno i migliori docenti sul territorio, che sanno lavorare con i bambini piuttosto che con i ragazzi, piuttosto sono anche lì delle conoscenze specifiche, e avere la possibilità di collaborare con questi docenti per noi è la parte più importante, perché non è così facile fare un coro con i ragazzi nelle
coinvolgerli, soprattutto perché è un'attività facoltativa, no? Quindi al di là del reperire le risorse, avere docenti che poi vogliono lavorare in rete, perché anche qui lavorare sul territorio non sempre è facile, perché poi ognuno vuole fare il suo piccolo. Quindi l'idea della comunità, noi siamo a disposizione in questo senso, per fare un progetto assieme, ecco, questo per noi è molto importante. Questa domanda gliel'ho fatta perché avendo un nipote che sono in una bambina, ho scoperto che c'è un concerto che hanno istituito addirittura i ragazzi band, i bambini. Quindi da lì partono per andare su, sì, questo sì, dall'inizio si costruisce un futuro. Certamente, certamente, certamente. Grazie. Questo progetto vale solo per Saronno? Beh, chiaramente l'accordo con l'amministrazione comunale di Saronno. Su Varese invece? Allora, il discorso è questo. Il comune di Saronno è stata la prima amministrazione comunale a essere sensibile a questo progetto. Siccome questo progetto moralmente è un progetto di Saronno, perché il coro da camera poi è nato a Saronno e il centro è sempre stato Saronno, cioè il liceo di Saronno è sempre stata una scuola che come numeri e come apporto è stata centrale. Allora, chiaramente anche i cori di Varese fanno capo a Saronno. Ora, chiaramente l'amministrazione, giustamente, e anche per un fatto logistico, perché abbiamo delle coriste che vengono da Varese, ma come potete capire non è massima la comodità. Quello che è importante chiaramente per l'amministrazione di Saronno è radicare sempre di più, quindi certamente se dovrà intervenire con degli aiuti interverrà sulle scuole di Saronno, questo mi sembra... Fatto salvo che poi se ci sono altre amministrazioni che volessero aiutare i cori di Varese, insomma, ecco, poi questo è tutto un altro discorso. Noi adesso chiaramente vogliamo radicare sul territorio e questo ci pare importante, avere come obiettivo magari un coro di Voci Bianche cittadino e creare questo ponte dalle elementari fino al liceo. Chiaramente speriamo di vederlo, fra 5 anni ci rivediamo e speriamo che questo... Trovarcelo pronto. Intanto non mi sembra già da poco aver colto la potenzialità di questo progetto e aver messo insieme dei pezzi che già ci sono. Questo mi sembra veramente importante. Quindi vi invitiamo tutti per il 18, ecco, sabato 18 alle 21 alla chiesa prepositurale, concerto di Natale organizzato appunto dalla parrocchia, il concerto tradizionale cittadino che si configura come concerto spirituale. Ci sarà il maestro Mercati all'organo, c'è cioè l'inaugurazione del restauro dell'organo della prepositurale che verrà suonato dal maestro Mercati, che è un po' il coordinatore artistico di queste attività, e noi siamo contenti di collaborare anche con lui e con la parrocchia, che in questi anni è stata la nostra casa, quindi diciamo sul territorio all'insegna veramente della massima collaborazione tra tutte le parti per poter fare un bel risultato importante per tutti. Certo. Se non c'è. That's it. Una foto? Come? Dove la facciamo? Vicino.